siamo alla casa di riposo di Rue Volciano, dove gli studenti dell'Istituto Giacomo Perlasca presenteranno la terza edizione della mostra fotografica del progetto Generazioni a Confronto. Prima di iniziare a fotografare, a gruppi, all'interno della casa di riposo, gli studenti hanno visitato la struttura per capire come affrontare il difficile lavoro di reportage. Come ritieni sia cambiato il progetto nel tempo? Questa è la terza edizione del progetto, ritengo sia molto migliorato perché siamo partiti il primo anno con una semplice mostra fotografica per poi arricchirla nel tempo con l'aspetto dei video e anche altre iniziative per promuovere l'evento. Qual è la sua attività preferita all'interno della casa di riposo? Lavorare a maglia. Le sono piaciute le mostre fotografiche che sono state organizzate l'anno scorso e l'anno precedente? Bellissime sono, tutte belle. Mi sono piaciute tutte. Quali sono le attività che organizzate per intrattenere gli ospiti? Allora, noi abbiamo molte attività, ci sono quelle manuali, quindi quelle dove gli ospiti usano la loro manualità, ci sono le attività ludiche, quindi come la tombola, ma anche il cruciverba, quindi anche attività cognitive dove cerchiamo di fargli ricordare un po' le cose e sollecitarli mentalmente.